Buonasera, siamo con Liliana Possieri a Piazza del Collegio Romano a Roma. Siamo qui al Liceo Visconti, un ottimo liceo di Roma che dà tanto prestigio alla città, ma che in questi giorni decisamente, più che dare questo prestigio, ha costituito in parte una vergogna da molti punti di vista, non solo per la città, ma anche e soprattutto per noi insegnanti. Io sono venuto come professore e Liliana come studentessa e come cittadina per domandare delle cose. Noi vogliamo che immediatamente questa scuola corregga il proprio documento di autovalutazione. Nel documento di autovalutazione questa scuola si presenta come una scuola in cui gli studenti lavorano bene in quanto non ci sono portatori di handicap. Da un punto di vista pedagogico, laddove una scuola funziona per i disabili, funziona bene per tutti, anzi solo se funziona bene per i disabili funziona bene per tutti. Questo è stato compreso da tutta la pedagogia mondiale, da tutte le neuroscienze. In particolare questa comprensione è arrivata proprio dall'Italia con Maria Montessori, che lavorando con i disabili donò al mondo il più avanzato sistema di educazione per la crescita autonoma e l'autoeducazione dello studente. Quindi da tutti i punti di vista è una enorme, diciamo così, baggianata, va cancellata, va sanata subito, perché scrivendola questa scuola rappresenta il Ministero della Pubblica Istruzione e dunque rappresenta anche me come professore, e mi sento parte lesa di tutto ciò. Quindi vengo a chiedere alla preside che corregga immediatamente questa enorme, diciamo così, inesattezza. Tu che dici, Lili? Come la vivi questa cosa? Lascio il microfono a te perché sei chiamato abbastanza. Ma insomma, io la vivo come tutti i giorni, perché comunque io ho finito scuola e non trovo lavoro per colpa delle istituzioni che non mi danno l'opportunità di fare alcune esperienze come tutti i ragazzi, perché noi abbiamo solo il problema della sedia, e il problema della sedia si può cancellare, però solo aiutandoci a vivere la nostra vita senza barriere architettoniche, ma soprattutto quelle mentali. Ma non solo, Lilli, siccome le sedie gli mancano alla scuola, noi ce la portiamo pure da casa. E si lamentano pure. Noi ce la portiamo da casa la sedia. Lilli se l'è portata sempre e sempre in questa maniera ha combattuto per i suoi diritti e ha insegnato a tutti quelli attorno a sé come imparare. Quindi noi entriamo, andiamo a chiedere che correggano questo documento. Andiamo, Lilli, che dici? Andiamo di corsa. Siamo reduci dalla visita alla scuola, una scuola meravigliosa del Cinquecento, e come avete potuto vedere, diciamo che i progressi dal Cinquecento sotto alcuni punti di vista non sono stati grandissimi. Non che diciamo si debba fare progressi in tutto, però certamente manca una rampa d'accesso adeguata per tutti alla scuola, e non è stato facile entrare a scuola, che dici? Assolutamente no, anche perché ci sono i gradini pericolosi, e c'è bisogno di una persona che comunque ti aiuta, anche due persone che ti aiutano a tenere la sedia, perché se no scivoli, se non la fai tenere, quindi c'è bisogno di una rampa proprio adeguata per entrare nell'accesso alla scuola.
Poi non so se anche dentro la scuola ci sono degli ascensori che portano effettivamente ai laboratori di grafica, non so che, che comunque l'accesso per i disabili ci deve essere dappertutto, perché non dobbiamo essere esclusi, ma dobbiamo essere integrati come tutti i ragazzi, neanche di più e neanche di meno. Vorrei dire su questo, Lilli, che questo è sicuramente l'aspetto fisico del problema, ma l'aspetto fisico nasce anche da un atteggiamento, ovvero noi dobbiamo risolvere l'atteggiamento che c'è a monte. Abbiamo preannunciato alla scuola, perché oggi non c'è il preside, ma torneremo e scriveremo, perché noi vogliamo, pretendiamo, sia come cittadini, sia come studenti, come professori, pretendiamo. Per l'integrazione di noi ragazzi, perché se no noi ragazzi veniamo sempre esclusi e questo non va bene. Oh, ma a partire, consentimi di dire, Lilli, a partire dal cambiamento di quel documento di autovalutazione della scuola, che si può cambiare molto più facilmente di queste scale. Cioè è molto più facile cambiare quel documento che queste scale, basta cancellare e scrivere le cose giuste. Dunque quel documento deve ritornare al dettato costituzionale. Una piccola azione e una piccola richiesta non violenta che noi facciamo nei confronti non solo di questa scuola, anche delle altre scuole che in Italia hanno fatto lo stesso, perché questa scuola è vittima di una cecità istituzionale che ha messo le scuole a gara tra loro, mascherandosi e imbellettandosi su cose che non sono la qualità. La vera qualità pedagogica deriva dall'accoglienza degli ultimi. Don Milani ci ha ben insegnato che la scuola, se la intendiamo solo per i migliori, diventa un ospedale per i sani, inutile. E la scuola di oggi rischia l'inutilità. Torneremo quindi a chiedere a questa scuola, alle altre, al Ministero, per l'appunto il cambiamento del documento di autovalutazione.